Ultimi allenamenti in casa Giorgio Tesi Group prima del match prenatalizio di domenica a Pala Carrara ore 18:15 contro la Sidigas Avellino. Per gli uomini di coach Paolo Moretti si tratta di un'altra ghiotta occasione per migliorare il record delle partite casalinghe che per ora parla di una sola vittoria e 4 sconfitte. Gli Irpini arriveranno a Pistoia forti del successo contro Roma e con un trend tutto sommato positivo, se si pensa soprattutto alla difficile partenza, frutto anche della ritardata preparazione per problemi societari poi risolti, almeno così si dice. Ci dovremo aspettare una gara ad un'intensità difensiva come quella contro Brindisi? No, io spero che l'intensità difensiva alla nostra sia più alta di quella con Brindisi. Se Brindisi ha delle capacità di punirti, come l'abbiamo visto sulla nostra pelle, ogni volta che gli lasci un metro, Avellino altrettanto. Quindi vogliamo cercare in certi momenti di farci trovare pronti. Insomma, vorremmo che i tiri, le penetrazioni del quarto, del terzo quarto, del quarto quarto, insomma, non finissero più per sorprenderci, ma insomma, vorremmo essere lì pronti a fare la difesa giusta o contestare il tiro improvviso che sappiamo loro sanno prendere con chiunque. Per quanto riguarda la nostra infermeria, il nostro staff medico sta facendo come sempre un gran lavoro e sta recuperando i giocatori, insomma. Mi auguro che domenica saremo vicini al 100% della condizione. Noi siamo sempre qua a lavorare. I ragazzi sono fantastici perché non c'è nessuno veramente che tira indietro. E quindi, insomma, io sono convinto che poi alla fine il lavoro pagherà. E poi come pagherà? L'anno scorso secondo me ha pagato anche oltre ogni più rosea aspettativa e ovviamente la gente ormai è abituata ai miracoli. Però i miracoli sono miracoli, non sono la normalità. La normalità è che noi siamo una società che è in Serie A e ha come obiettivo quello di rimanerci per dare uno spettacolo ogni anno al nostro pubblico che ci vuole bene e al quale noi vogliamo bene.